Chiusa la partita, diciamo, del post-Covid con la rete ospedaliera, che ormai dovrebbe essere solo realizzata, speriamo, nei tempi prescritti, noi riteniamo che adesso è importantissimo dedicarci al POS, che ormai non è più prorogabile questo, perché essendo il 2019-2021. Riteniamo che ci sono tutte le condizioni, perché le condizioni a livello nazionale stanno cambiando, ci sono i finanziamenti, perché il governo sta riportando attenzione sulla sanità, quindi ci sono, che siano essi MES, che siano i fondi europei già stanziati e che dovranno arrivare, quindi per la sanità qualche cosa cambierà di certo. Ed è questo il momento in cui noi riteniamo che il nuovo POS dovrà contemplare, nell'ambito della medicina territoriale, riportare l'importanza, diciamo, anche alla Casa della Salute, all'ospedale di comunità per le malattie croniche, ma anche alla rete ospedaliera. E in questo la funzione Santimodo è indispensabile. Quindi noi continueremo a chiedere, e ci sono tutte le condizioni, che i reparti attualmente che esistono restino e che vengano messi in condizione di efficienza ed efficacia, e quindi con il personale, il problema personale che sicuramente il governo dovrà ora affrontare con una normativa per sbloccare l'imbuto che c'è adesso per l'assunzione del personale. Quindi noi riteniamo che è ora l'occasione di vedere con il nuovo piano, di prospettare, di reinserire tutta nella programmazione la rete ospedaliera con il Santimori, che torna ad essere punto di riferimento non solo per l'intero Basso Molise, ma anche per le regioni limitrofe. Ci sono tutte le condizioni, e questo che noi chiederemo ai commissari, al dottore Giustini e alla dottoressa Grossi, chiederemo a Florenzano come direttore generale e allo stesso presidente Toma. Non si può più trascurare il Basso Molise, non si può più trascurare il Santimori, che ormai è ridotto. Vi farò presente in conferenza, nei numeri sono tragici, ci sono reparti che oramai non riescono più a garantire i servizi essenziali. L'ultimo è ortopedia, pensate che è rimasto con un unico operatore che fa da primario, fa da tutto. Pensate che la stessa direzione sanitaria non è stata data ad interim al dottore Gianni Serafini, quindi vuol dire che lo stato attuale del Santimotio, diciamo, che è ridotto oltre che all'omicidio.